In città si aggirano degli spettri, i senza casa. Il SICET, sindacato degli inquilini della CISL, li ha fatti apparire in Piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino. Migliaia di persone e famiglie che a Milano vivono l'incubo dello sfratto e a cui le istituzioni non riescono a dare risposta. In questi mesi il Comune non ha cambiato rotta rispetto alle decisioni precedenti e quello che noi osserviamo tutti i giorni sono famiglie in mezzo alla strada, nessuna possibilità di avere una soluzione alternativa. Alloggi sfitti pubblici che restano sfitti e ormai quasi 700-800 famiglie di sfrattati che non sanno più dove andare. Quindi l'iniziativa di oggi serve per fare il punto su questo e per chiedere al Comune di cambiare completamente rotta. Quella degli sfratti con concessione della forza pubblica è una vera emergenza. Sono ormai quasi 16.000. Nessuno sa quando effettivamente lo sfratto verrà eseguito, quindi ogni volta è uno stillicidio per la famiglia, ma il problema vero è che nessuno sa dove andrà a finire una volta che è stato messo in mezzo alla strada. L'unica possibilità è rimanere in mezzo alla strada per mesi, mesi e mesi. Sindacati e comuni hanno firmato un accordo in prefettura per il rinvio degli sfratti in caso di necessità, ma Palazzo Marino non lo applica. In città ci sono migliaia di alloggi pubblici vuoti che però non vengono assegnati. Gli alloggi sfitti pubblici sono quasi 10.000, abbiamo accolto con grande positività la dichiarazione fatta all'inizio da questo sindaco che diceva che l'obiettivo era di azzerare lo sfitto quantomeno nelle case comunali. In questo momento in realtà nulla sta succedendo, gli sfitti rimangono tali, rimangono sfitti perché c'è un problema oggettivamente di gestione di questi alloggi. Non è vero che tutti non siano immediatamente riaffittabili, molti di questi potrebbero essere messi in assegnazione alle 23.000 famiglie che stanno in graduatoria immediatamente. Un problema particolarmente grave è quello degli inquilini con disabilità. Quello degli invalidi è proprio un paradosso ed è un segno di grandissima inciviltà. Noi abbiamo tantissime famiglie che potrebbero avere subito l'assegnazione di un alloggio perché sono collocate nelle posizioni più alte della graduatoria di bando o comunque sono stati sfrattati, ma a questi non viene nemmeno vista la pratica, cioè quindi non viene nemmeno vista la procedura perché il comune non ha la disponibilità di alloggi privi di barriere architettoniche, quindi restano in graduatoria per anni. Durante il presidio una delegazione del SICET ha incontrato il vice sindaco Anna Scavuzzo per esporre le ragioni della protesta.